top it off, my favorite country music station's gone and flipped their lid. They're playing Jingle Bells instead of Friends in Low Places. That's totally insane. Baldr Sandretto, primo cittadino di Valperga, una domenica dedicata al mercatino di Natale che purtroppo in parte è stata ridimensionata dal maltempo, però non vi siete arresi e alla fine avete comunque regalato al paese e alle persone che sono venute un momento bello dedicato appunto alla festa. Sì, difatti l'obiettivo, purtroppo col tempo non possiamo farci niente, l'obiettivo era quello di aggregare le famiglie, aggregare i bambini, far uscire comunque da casa le persone, e abbiamo cercato di tenere fino all'ultimo, prima di tenere aperte le strade e tutto, vedere quanti espositori venivano. Purtroppo con la pioggia gli espositori sono venuti ad a meno, ma quelli che hanno avuto il coraggio, come abbiamo avuto il coraggio noi, li abbiamo fatti piazzare qua nel nostro cortile del municipio, e devo dire che grazie anche alla presenza dell'istituto comprensivo di Valperga, con le scuole, con tutte le associazioni e tutto quanto, siamo riusciti praticamente a mantenere comunque in piedi una bella realtà, che è una bella realtà che parte dal 2012, quindi questa giornata della prima domenica di dicembre qua a Valperga è partita nel 2012. Stiamo cercando di portarla avanti e diciamo che stiamo riuscendo piano piano, passo per passo, con tutti i problemi che ci sono stati in questo periodo. Purtroppo con la pioggia non possiamo farci niente, ma abbiamo tenuto duro e qualcosa sta funzionando, perché la gente sta partecipando. Devo ringraziare comunque nella collaborazione la Proloco Valperga Belmonte, perché si è accolto praticamente l'onere di organizzare tutto con la sua presidente Agostino Assunta e tutte le associazioni e i commercianti di Valperga, perché veramente ci siamo trovati per tante sere per mettere in piedi questo evento e stava venendo veramente bello, ma nello stesso contempo dico è venuto bello lo stesso, perché siamo riusciti a tenere duro e fa sì che questa giornata sia di spicco per Valperga. Non abbiamo potuto far visitare il campanile, la chiesa di San Giorgio e la camminata, perché comunque il tempo non ce lo permette, ma ci siamo presi un impegno in cui nel tempo, magari quando ci sarà una domenica che farà bello, magari faremo un volantino al volo, inviteremo la gente, cercheremo di fare questa camminata prenatalizia con degli abiti di color rosso, e faremo la visita a San Giorgio, faremo la visita al campanile e cercheremo di fare comunque qualcosa anche in questo periodo, perché comunque secondo me questo qua è un appuntamento importante, anche importante perché c'è stata la bellissima sinergia con Cornier, che ringrazio comunque il sindaco di Cornier Giovanna Cresto per la collaborazione in quello che abbiamo fatto comunque di questi due eventi, perché finalmente bisogna anche guardare al di fuori dei propri campanili, bisogna guardare che il nostro territorio ha bisogno comunque di essere uniti, di collaborare tutti insieme, e non sempre dire se si fa Valperga qualcosa, si fa qualcosa a Cornier, non si possono fare insieme, basta condividerli, far sì che questa cosa funzioni. E secondo me è un bel inizio, ma si potrebbe fare anche con altri paesi, quindi questo è importante, è un inizio, ma diciamo che sono quelle cose che andranno sicuramente bene. Allora, nel frattempo volevo comunque cogliere l'occasione di augurare praticamente buon Natale a tutti i cittadini valperghesi, a tutti quelli di Cornier che abbiamo condiviso questa iniziativa, ma a tutto il canavese e a tutto il mondo, con la speranza che veramente questo periodo di Natale ci aiuti a portare di nuovo la pace, quella che comunque noi abbiamo veramente bisogno, perché le guerre non portano a niente, i litigi non portano a nulla, ma la sinergia, l'unione e la pace portano veramente a fare delle cose importanti. Quindi veramente il nostro auspicio di Natale, il nostro augurio di Natale è quello che ci sia tanta serenità, tanta pace per tutti, perché ne abbiamo veramente bisogno. Assunta Agostino, presidentessa della Proloco di Valperga, una domenica particolare, purtroppo non bella come ci si poteva aspettare, ma il tempo ha giocato un brutto scherzo, però avete dimostrato ancora una volta, insieme anche al Comune, di riuscire a mettere una pezza quando c'è bisogno, e l'avete messa in maniera ottimale. Buongiorno, allora il tempo veramente quest'anno non è stato clemente, ma noi non ci scoraggiamo. La macchina per il mercatino era partita e allora abbiamo detto noi ci siamo, diamo tutto il nostro impegno, e chi aveva deciso comunque che voleva passare la giornata con noi
le scuole, le scuole di Valperga, l'oratorio e tanti altri hobbisti o artigiani e commercianti del paese, fuori paese. Comunque hanno deciso di rimanere con noi e noi siamo qua. Ringrazio comunque perché dietro c'è stato un lavoro di collaborazione con tutte le associazioni del paese, una collaborazione ottimale con il comune che ancora una volta ci dà veramente una grande mano, perché sappiamo bene che dietro c'è una mole burocratica non indifferente. E niente, comunque a breve prepareremo anche un calendario per tutto il 2023 dove il primo evento lo facciamo il 6 di gennaio con la consueta tombolata ci ritroviamo con il paese, facciamo una tombolata, a breve uscirà il volantino. E questo anche perché noi vogliamo essere presenti sul territorio, vogliamo essere comunque tipo di input. Il mio proposito per il 2023 è fare diverse manifestazioni con le varie associazioni del paese.